Buonasera a tutti, secondo appuntamento con a bordo campo estate speciale Yoga Bonito. Si è giocata la seconda giornata del torneo, ma adesso presentiamo prima gli ospiti. Buonasera Luca. E Buonasera Giuseppe, buonasera ai telespettatori. buonasera anche al calcettista del Piazza Testaccio, Jacopo Pascale. Buonasera. Andiamo a vederci un attimo i risultati della seconda giornata, anche per fare il quadro della situazione. Eccoli che arrivano, eccoli qui, vediamo proprio un largo risultato del Cannabis Ischia che batte Esce Armate 17 a 2, Better Piedimonte Big Bang 8 a 5, Hannu Piazza Testaccio 7 a 3, Barè Romeo Castotel 4 a 8 e ha rifiutato FC Juru che però nella prima partita era uscito sconfitto dalla partita contro i Cannabis Ischia. Luca, vogliamo fare un resoconto di questa giornata? Sì, sicuramente, come dicevi tu, i Cannabis hanno vinto in maniera molto ampia contro i Sciarmate, 17 a 2. La squadra di Faiano degli Sciarmate, diciamo, deve cercare di rinforzarsi ulteriormente per poter dire la sua in questo torneo. Poi Better Piedimonte hanno vinto quella che è stata la partita di cartello della seconda giornata contro i Big Bang 8 a 5. Il risultato sembra più netto diciamo, del previsto. Però in realtà il Better Piedimonte ha segnato gli ultimi due gol nel finale, quando i Big Bang erano appena sotto di una rete e si sono scoperti per cercare di recuperare il risultato. Quindi sono due buonissime squadre che potranno arrivare in fondo sicuramente. Per quanto riguarda gli Hannu, hanno vinto sul Piazza Testaccio 7-3, confermando anche loro di essere una delle candidate alla vittoria finale. E poi l'Epomeo trova la seconda sconfitta di fila contro i Castotel, che invece vincono la prima partita dopo il pari 7-7 contro gli Hannu, e anche i Castotel con Mario Pistola, Stani Mazzella, Nicola Conte sono una squadra che in questo torneo si candida ad essere una forse delle favorite. Jacopo, per voi è stata la prima partita del torneo, non si è iniziato nel migliore dei modi, però avete affrontato forse una delle squadre che va verso la maggiore. Sicuramente è una grande squadra, ha giocato bene, però soprattutto siamo stati anche noi che non eravamo mentalmente in campo. Infatti poi dopo si è visto che quando ci siamo riorganizzati abbiamo provato a recuperare la partita, ma sostanzialmente poi non ce l'abbiamo fatta, soprattutto per la forza fisica che aveva anche l'altra squadra, anche a livello tattico era molto meglio preparata di noi. Diciamo che vi siete svegliati un po' tardi, sul 4-0 siete andati addirittura sul 4-3, qualche occasione sbagliata, qualche errore di troppo e poi la partita è andata così. Adesso Esatto. andiamoci a vedere qualche immagine proprio della partita Testaccio-Hannu.
andiamo in studio. Allora, Luca, come dicevo prima anche a Jacopo, 4-0, 4-3, poi la partita è andata su altri binari, terminata 7-3, però quante occasioni per il Piazza Testaccio? Sì, hai detto bene, il Piazza Testaccio, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio 4-0, è riuscito a recuperare fino al 4-3. Poi penso che il momento chiave, il momento decisivo della partita sia stato un po' l'errore del portiere dei testaccesi che ha servito a Frank Diorio un pallone praticamente da spingere soltanto in rete con un errore in disimpegno, e quindi quello ha un po' spezzato le gambe forse tra virgolette ai testaccesi, e poi ovviamente si sono un po' disuniti e sono arrivate altre tre reti. Ovviamente il risultato è un po' largo per quello che abbiamo visto. Jacopo, comunque nella tua squadra giocatori di buona qualità come anche Filosa che quest'anno ha giocato nel Real Forio, Cristian Muscherillo nella Rinascita Ischia, che aspettative avete in questo torneo? Sicuramente rispetto all'anno scorso e agli altri anni abbiamo mano a mano rafforzato la squadra e portato qualche giocatore anche che riuscisse a fare la differenza. Ovviamente non gli mettiamo troppa pressione, noi cerchiamo sempre di giocare, di scambiarci palla eventualmente da chiunque mettiamo in campo. La squadra era al completo nella prima partita o ci sarà qualcun altro? Sì, la squadra era al completo, ma come ho detto siamo stati noi che ci siamo lasciati prendere anche dall'entusiasmo forse della prima partita, e appunto questo che poi di conseguenza ne ha scaturito il risultato. La squadra avversaria può arrivare fino in fondo? Sì, ha tutte le basi per arrivarci. Esatto. Adesso andiamoci a vedere l'intervista del migliore in campo, che è stato Enrico Di Meglio. Numero 10 della squadra anno, hanno vinto 7-3 quest'oggi contro l'US Piazza di Testaccio. Avete... Sia, mamma. Anno, sconosciuti. Okay. Avete vinto 7-3 contro l'US Piazza di Testaccio dopo il pareggio contro il Castrotello 7-7, finalmente si inizia a vincere. Sì, diciamo che è stata difficile anche oggi, stavamo per ripetere lo stesso errore della partita scorsa, dove su un vantaggio abbastanza consistente ci siamo fatti riprendere sul finale, invece oggi l'abbiamo gestita un po' diversamente, i ragazzi correvano, ci sono venuti a prendere alti, però è andata bene, questa volta siamo riusciti a portare a casa il risultato. Hai segnato un solo gol, però la tua prestazione è sempre una delle più positive, offri sempre palloni eccezionali, corri avanti e dietro, fai la differenza sicuramente. Grazie. Grazie Alice. Siamo qui. Simpatico all'intervista di Enrico Di Meglio, faceva anche riferimento alla partita precedente pareggiata con il Castrotel 7-7, erano in vantaggio 7-5 poi nei minuti finali. È successo di tutto, ma non a favore degli Anno. Adesso passiamo all'altra partita che è Bare Pomeo Castrotel. Partita finita 4-8 per i Castrotel. Andiamoci a vedere subito le immagini di questa partita. Torniamo in studio. Allora Luca, abbiamo visto la sintesi della tua squadra, il Bar Epomeo.
anche loro hanno avuto una reazione veramente quando la partita non era quasi finita. È stata una bella partita, però alla fine il risultato è stato questo ed è una seconda sconfitta consecutiva. Sì, diciamo che contro i Castotel era da mettere in preventivo una sconfitta sicuramente. Mario Pistola devo dire che ha fatto la differenza e non poco, abbiamo visto un grandissimo gol su punizione, tantissime giocate, è forse quello che ha calciato di più in porta mettendo in difficoltà il nostro portiere Raffaele De Angelis. Poi come dicevi tu è la seconda partita in cui ci svegliamo tardi, proviamo a recuperarla, ma ovviamente quando è impossibile raggiungere almeno un punto, e quindi c'è da migliorare su questo. Contro squadre del genere devi cercare di essere concentrato sin dall'inizio. Jacopo, quali sono le squadre da temere in questo torneo? Principalmente secondo me non ci sono squadre da tenere, però a parte Young Nu e Better Piedimonte, appunto Castotel, credo che le altre siano, diciamo, dai risultati possono venire fuori. Vabbè, non è nessun problema. Comunque, migliore in campo è stato ancora Mario Pistola. Luca, seconda birra consecutiva, va da terra mia, beve solo lui. Dovrà prendere, secondo me, da qui alla fine del campionato 5-6 birre saranno garantite per lui. E ovviamente, come al solito, ha preferito non parlare, però abbiamo intervistato due membri del Castotel per cercare di compensare un po' la mancata intervista di Mario. Forse i membri più simpatici della squadra. Assolutamente sì, in i Castotel con Mirko e Giovanni Diorio il portiere trovano forse i migliori esponenti. Adesso andiamoci proprio a vedere l'intervista. Diorio dei Castotel, finalmente la prima vittoria 8-4 sulla Barre Pomeo dopo il pari contro gli Anno 7-7. Ci siamo battuti, abbiamo ottenuto la vittoria, spinti soprattutto dal nostro presidente Passione Francesco, che ha messo anima e cuore dentro questo progetto. Ha messo i soldi specialmente. Questo, infatti, siamo fieri dello sponsor che portiamo sulla maglia. Il motivo appunto che ci spinge a lottare sempre fino all'ultimo è proprio il nome che portiamo sul petto. Abbiamo fatto bene, la partita scorsa potevamo fare meglio. Speriamo di arrivare in fondo e la squadra merita. I ragazzi sono motivati, il portiere ha trovato l'equilibrio dopo una prima partita non eccezionale. La squadra al completo regge bene, speriamo di migliorare sempre di più. Grazie, buonasera. Torniamo in studio, altra intervista molto simpatica. Chiedo alla regia se possiamo mandare le immagini della partita che è stata mandata sotto, così vediamo anche Luca, che forse qui c'è un premio già assegnato del torneo. Penso che sia molto difficile superare l'errore del nostro Mario Di Meglio, che ha sbagliato un gol praticamente fatto, tra un po' lo rivedremo. Dopo aver preso un palo a tu per tu col portiere, poi sulla ribattuta a porta vuota ha clamorosamente svirgolato la sfera. Diciamo che l'ha proprio ciccata, ma non ha proprio avuto il contatto con il pallone. Assolutamente, diciamo. Vedremo anche che gli avversari erano praticamente fermi, stavano già per realizzare che questo era un gol fatto, invece si sono ricreduti dopo aver visto l'errore. Parte il premio Zaza, che questo è il premio Zaza, che praticamente sicuramente forse possiamo dire che è già stato assegnato. Qualche altro premio nel torneo? Questa settimana ci sono state cose molto particolari? Ma sicuramente eccola qui la palla che non è clamoroso qui l'errore. Comunque, diciamo, a parte il premio Zaza c'è materiale per le interviste, ma ovviamente siamo ancora all'inizio. Poi per quanto riguarda i premi importanti, sicuramente tra i migliori giocatori del torneo, come non nominare i possibili, Mario Pistola, Enrico Di Meglio, Luigi Lubrano. Insomma, un torneo che ha grandi calcettisti e bisognerà vedere chi arriverà in fondo, chi avrà la forza di riuscire a vincerlo. E adesso passiamo all'altra partita, Cannabis Ischia e Sharmada, che purtroppo è stato proprio un assedio dei Cannabis Ischia, che hanno vinto 17-2. Luca, è merito dei Cannabis Ischia o sono gli Sharmada che sono ancora sciarmati? Allora, non screditiamo ovviamente i Cannabis Ischia, sono a punteggio pieno, 2 vittorie su 2.
la squadra c'è ed è una che può dare fastidio alle big, tra virgolette. Per quanto riguarda gli Sciarmati, sicuramente è anche demerito loro, perché hanno commesso tanti errori, all'ultimo addirittura non c'era più nessuno a difendere, erano tutti in attacco, e questo poi ha consentito ovviamente Pezzullo e compagni di riuscire a segnare addirittura 17 reti. Per gli Sciarmati urge un miglioramento a livello di componenti e di qualità. Mi ha nominato Mattia Pezzullo, il bomber dei Cannabis, tra l'altro proprio il bomber del torneo. Infatti chiedo alla regia se possiamo vedere la classifica dei capocannonieri del torneo, anche per vedere che ci sta già un grande distacco fra il primo e il secondo. Il primo Mattia Pezzullo dei Cannabis Ischia, il secondo è Colella del Better Piedimonte. Pezzullo ha fatto 5 gol, se non sbaglio, nella partita contro i Cannabis Ischia. No, contro i Sciarmati. Scusate, ha fatto 6 reti. Ha fatto 6 reti contro gli Sciarmati. Nella prima 4 reti. E alla fine Colella, che già ha giocato con gli Sciarmati, insieme all'altra partita è arrivato a quota 6. Poi leggiamola tutta quanta: Mario Pistola di Castotel 6 reti, Acampo da Giovanni dei Cannabis Ischia 5, Sportiello, Dabundo, Mazzella, Di Costanzo, Lubrano e Vitale a 4. Adesso andiamoci a vedere proprio la sintesi di Cannabis Ischia e Sciarmati. Naturalmente non abbiamo ripreso tutti i gol. Qua torniamo in studio, abbiamo visto la sintesi di Cannabis Ischia e Sciarmati. Luca si è giocato proprio ad una sola porta. Eh sì, purtroppo per i Sciarmati sì, come ho detto prima,
bisogna aggiungere qualche componente che possa dare maggiore qualità alla rosa e cercare di fare qualche punticino. La cosa principale magari è evitare il play-out, ovviamente partire con due sconfitte di fila, considerando che c'è un turno di riposo, pregiudica già un po' la situazione. Vediamo cosa riusciranno a fare i Sciarmata. Ricordiamo che il play-out si giocherà fra l'ottava e la nona, visto che sono 9 squadre che sono dispari. Assolutamente sì, tra ottava e nona, per decidere poi l'ottavo posto dei quarti di finale. E poi si procederà al girone all'italiano, giusto se non sbaglio? No, eliminazione diretta, con la prima che affronterà la vincente dei play-out, la seconda contro la settima, la terza contro la sesta e ovviamente la quarta contro la quinta. E va bene così. Adesso chiedo alla regia se possiamo vederci un attimo un'esultanza di Giovanni Acampora. Eccola qui, che tra l'altro è stato anche il migliore in campo. Ce l'ha chiesta, quindi vediamocela un attimo, dura qualche secondo. Se la possiamo mandare un attimo. C'è il video da mandare. Un attimo solo, eccola qui. Vediamo la sua magia. Non ci sta un premio per l'esultanza, però questa deve essere veramente importante. Assolutamente. Facciamo scorrere le immagini, eccola qui. Poi chiederemo direttamente al diretto interessato cosa rappresentasse questa esultanza. Ed è stato anche il migliore in campo, 5 reti sì. Per lui, sempre puntato ad attaccare il secondo palo. È veramente decisivo in questo torneo, che ricordiamo nella prima partita, al termine proprio della partita, ha siglato il gol vittoria contro FC Juru. Sì, oltre a quello, il tiro deviato che è andato in porta, l'abbiamo premiato perché è un difensore di ruolo, è salito più volte per cercare fortuna in avanti e ha segnato 5 gol, quindi un contributo sicuramente importantissimo. Adesso andiamoci a vedere proprio l'intervista del migliore in campo. Larghissimo successo contro gli Sciarmati, 17-2, partita ma in discussione. Il migliore in campo, Giovanni Acampora, 4 gol, una prestazione eccezionale. Abbiamo il presidente Antonio Mascolo, vuole dire due paroline. Ottima partita, i ragazzi hanno dato il meglio di loro, abbiamo avuto grandi allenamenti, abbiamo fatto. Non si sente? No. Ci siamo andati duramente, non so se si capisce. Tutti con molto fiato e niente di... Grazie presidente, grazie. Nanni, una domanda per te. Dopo la vittoria alla prima giornata arriva un altro successo, quindi siete a quota 6 punti, vi candidate ad essere una mina vagante del torneo. No, credo solo che facciamo schifo e queste due vittorie sono frutto di grande allenamento e di grande scarsezza delle altre squadre. Grazie a tutti. Torniamo in studio, abbiamo visto l'intervista proprio di quasi del Cannabis Ischia al completo. Dunque, Jacopo, un commento su queste due squadre? Che dove pensi possono arrivare? Io penso che i Cannabis Ischia possono arrivare fino in fondo, mentre i Sciarmata dovranno almeno quantomeno organizzarsi in campo, perché si vede appunto la differenza tra un ruolo, cioè una parte della partita viene giocata tutti in avanti e un'altra tutti in difesa, quindi sono squilibrati in campo. Magari se riescono ad organizzarsi riescono già a, diciamo, a non avere questi risultati che sono completamente folli. Però se magari anche con qualche acquisto riusciranno a giocarsela per evitare i play-out. Sì, sono completamente d'accordo. Tra l'altro hanno anche un turno di riposo e può servire questo per ripartire fra due settimane con un'organizzazione migliore? Sì, sicuramente. Due settimane avranno tempo anche soprattutto di riorganizzare le idee e di capire anche come gestire la situazione appunto della rosa, se cambiare qualche componente o aggiungerne soltanto qualcuno nuovo per dare più qualità, ma speriamo che riescano quantomeno a rendersi anche più competitivi, cioè a portarsi a parità di livello anche con le altre squadre. La situazione, possiamo dire, è anche un po' critica, soprattutto per i gol presi. Chiedo alla regia se possiamo vedere un attimo la classifica che non ho mandato all'inizio. Se la possiamo vedere adesso, la classifica del torneo, eccola qui. E purtroppo vediamo gli Sciarmata che hanno subito ben 31 reti. Diciamo che
Non hanno neanche un portiere di ruolo, Luca. Nella prima partita no, nella seconda sì, perché Antimo Di Meglio è portiere, però ovviamente non gioca da molto tempo. In precedenza ha giocato nel CSI qualche anno fa con la squadra di Feano, quindi deve trovare magari la condizione migliore per il torneo, perché magari venire a giocare dopo una giornata di lavoro non è il massimo, sicuramente comporta un dispendio di energie davvero ampio, e ovviamente 31 gol subiti in due partite sono davvero troppi, questo è poco ma sicuro. E anche solo 5 gol fatti, come hai detto anche tu prima, il solo attaccante Luca, che si chiama proprio come te, non può fare nulla da solo. No, qui i calcettisti che spiccano in questa squadra sono sicuramente Luca Calise e un po' Pasquale Di Meglio sul laterale, però come abbiamo visto forse nella partita contro i Cannabis, la differenza la fa proprio la fase difensiva, perché loro praticamente si perdono sempre l'uomo sul secondo palo. È stato bravissimo a Campora ad attaccare spesso e volentieri quella zona di campo. Però possiamo dire, scusami ti interrompo, ma stava completamente da solo. Assolutamente, questo stavo dicendo, la differenza l'ha fatta proprio la fase difensiva, si perdevano praticamente sempre l'uomo sul secondo palo e ovviamente porta vuota, il portiere lì non può far molto, quindi c'è da migliorare innanzitutto l'assetto difensivo e poi i gol arriveranno di conseguenza, ma prima pensare a non subire reti secondo me, perché questo è il calcio a 5. Vediamoci l'intera classifica adesso, così ce la leggiamo. Eccola qui, e troviamo Cannabis Ischia in testa alla classifica per i gol, per la differenza reti maggiore del Vetter Piedimonte, due partite entrambe a 6 punti, poi troviamo Castotel e Anno a 4 punti, Big Bang a 3 punti, FC Juru e Tessaccia a 0 punti, ma entrambe hanno una partita in meno, e poi dopo vedremo che nel prossimo turno si scontreranno proprio tra di loro, Barra Pomeo a 0 punti ed Esce Armata a 0 punti. Ci manca la partita di Big Bang Better Piedimonte, un Better Piedimonte, come abbiamo detto prima, in testa alla classifica insieme al Cannabis Ischia. Una partita, Luca, che è stata, diciamo, aperta per gran parte del tempo. Sì, direi fino all'ultimo. I Big Bang nel finale si sono fatti avanti arrivando solo a un gol di distacco, poi si sono presi dovuti rischi per cercare di agguantare il pari, alla fine hanno preso gol in contropiede. La differenza ovviamente l'ha fatta Luigi Lubrano per me, perché è un calcettista che ha giocato anche a livelli come in C2, in Serie D di calcio a 5, molto esperto, e ha fatto la differenza sotto porta, ha sbagliato praticamente nulla e ha offerto ai compagni ovviamente passaggi eccezionali. Per me è uno candidato al pallone d'oro del torneo. Giacomo, posso dire, bella squadra quella dei fratelli Lubrano. Sì, sicuramente è una bella squadra, l'ho citata anche prima, che è anche favorita per arrivare fino in fondo. E sostanzialmente sono tutti forti, poi spicca appunto la figura di Luigi Lubrano, ma hanno molti giocatori che possono fare la differenza anche individualmente. Adesso andiamoci a vedere proprio la sintesi di Big Bang Better Piedimonte.
Torniamo in studio, abbiamo visto la sintesi Big Bang Better Piedimonte. Luca, un Big Bang che ha vinto la prima contro il Bar Evomeo, poi questa seconda. Ha combattuto fino all'ultimo, però alla fine i tre punti non sono arrivati. Sì, vorrei fare i complimenti a questa squadra, i Big Bang, perché è la terza partecipazione su quattro a questo torneo e se consideriamo come sono partiti, ovviamente, io li ho visti in tutte le edizioni, da come sono partiti a dove sono arrivati, per me c'è stato un miglioramento davvero eccezionale e ora per me sono una delle squadre che può dire la sua e giocarsela alla pari con le favorite. Poi c'è anche l'acquisto di Mario Mondi e Ciro Cozzolino, diciamo, hanno preso due calcettisti su tutti tra i due. Mario Mondi, che quest'anno ha giocato nella Phoenix, nel CSI, e io ci ho giocato personalmente con lui, è migliorato anche lui tantissimo, quindi può dare un contributo davvero buono a questa squadra. Jacopo, diciamo che questo torneo sembra veramente molto equilibrato, però ci sta quell'ultima, c'è cioè il fanalino di coda che deve riprendersi. Sì, esatto, proprio parlavamo prima di questo piccolo, diciamo, problema, tra virgolette, perché è facilmente risolvibile, almeno portarsi a non perdere le partite in questo, con questo divario surreale, diciamo. Però speriamo che appunto dopo il turno di riposo possano appunto tornare a quantomeno a portare i primi tre punti a casa, sì. Luca, Luigi Lobrano, abbiamo visto un gol, diciamo, qual è la sua specialità? L'abbiamo visto, l'ha fatto due volte in questa partita, suola sinistro e conclusione col destro. Il portiere praticamente va sempre a terra e lui non sbaglia mai da lì, insomma, davanti alla porta ti fredda come nessuno, come pochi fanno in questo torneo, assolutamente. Adesso andiamoci a vedere l'intervista del migliore in campo, Luigi Lobrano, che non parla lui, parla l'altro fratello, Giancarlo Lobrano, che tra l'altro abbiamo avuto anche in trasmissione la settimana scorsa. Andiamo a vedere l'intervista. Eccoci con i Better Piedimonte, il migliore in campo di stasera è Luigi Lobrano, una tripletta per lui, tantissime giocate fondamentali nella vittoria 8-5 contro i Big Bang, siete a punteggio pieno, sembrerebbe una partita con un risultato largo, invece avete fatto due gol soltanto nel finale, molto combattuta. Sì, una partita molto combattuta, anche perché abbiamo condotto la partita fin dall'inizio, abbiamo imposto il nostro gioco, anche se però questo ha comportato una mancanza di concentrazione nel secondo tempo, abbiamo fatto anche alcuni cambi in momenti inappropriati e ci avevano recuperato. Vi presentate come una delle più organizzate, l'abbiamo detto più volte anche in trasmissione, vi aspettate sicuramente di vincere questo torneo? Sì, sicuramente, questo è il nostro obiettivo e penso che abbiamo tutto il potenziale per farlo. Andiamo eccoci qui in studio, abbiamo visto l'intervista del Better Piedimonte, dunque l'abbiamo detto nella volta precedente, l'abbiamo detto anche adesso, una delle squadre più attrezzate del torneo. Andiamoci a vedere proprio il prossimo turno, dove Jacopo vede il Piazza Testaccio affrontare FC Juru, entrambi con un turno di riposo. Che partita ti aspetta? Non vorrei rilasciare dichiarazioni in merito, ma spero che almeno dal punto di vista psicologico proviamo a giocarci questa partita, ma soprattutto entriamo in campo e giochiamo come sappiamo fare noi. Ovviamente è difficile fare pronostici perché, come hai detto tu, siamo tutte squadre equilibrate, che se ce la giochiamo, però speriamo di portare i primi tre punti, soprattutto perché abbiamo un turno di riposo e ci servirebbe per risalire la classifica. Se non sbaglio, l'anno precedente voi avete vinto l'Under 21 del torneo. Sì, esatto, però non c'erano anche tutte queste squadre, adesso il livello tecnico è salito e è anche molto più competitivo. Adesso vediamoci l'intero prossimo turno, dove vede Cannabis Ischia, la squadra che in testa alla classifica, a giocare contro il Big Bang, che ha tre punti. Grande sfida, Better Piedimonte Cast Hotels, FC Juru Piazza Testaccio, Bar Evomeo Annu e riposano proprio Echarmad. Qui dunque, Luca, questo riposo potrebbe veramente servire a tanto. Sì, hai detto benissimo, lo stavo per dire io, un riposo che forse
è ossigeno per le sciarmate, per riorganizzarsi un po', hanno 2 settimane di tempo per cercare qualche componente e per rimettersi in carreggiata. Per quanto riguarda le sfide della terza giornata, importante quella tra Cannabis Ischia e Big Bang, vediamo se i Cannabis Ischia riusciranno a confermarsi ancora, a centrare la terza vittoria su 3, oppure saranno i Big Bang che dopo la sconfitta contro i Better Piedimonte riusciranno a vincere questa gara. La sfida di cartello è ancora del Better Piedimonte, stavolta contro i Castotel, una sfida interessante perché sono due squadre fortissime, da un lato Luigi Lubrano, Antonio Lubrano, Giancarlo, Fabio Colella, dall'altro Mario Pistola, Stani, Mazzella, Nicola Conte, Nicolella, insomma sarà una sfida secondo me ricca di gol questa. Poi tra Juro e Piazza d'Estaccio sono le due squadre, possiamo dire, più giovani del torneo, quindi qui iniziamo a vedere chi potrà dire la sua. E invece per quanto riguarda la mia squadra, una sfida abbastanza proibitiva ancora, quindi il calendario non ci ha sorriso assolutamente. Affrontiamo Iannu, la squadra di Enrico Di Meglio, Sossio Vitale, Frank Di Orio e del capitano Gildo Lubrano, che è in veste di allenatore. Insomma, questa è una partita sicuramente proibitiva per la nostra squadra, però cercheremo di fare il possibile per portare a casa i 3 punti. Diciamo che questa anche sembra abbastanza una giornata decisiva, visto anche lo scontro diretto a Better Piedimonte e Castotel. E potrebbe essere anche una buona opportunità per i Cannabis per allungare, anche se alla prossima poi avranno proprio i Castotel contro. Sì, sarebbe importantissimo centrare il terzo successo di fila, perché si porterebbero poi a 9 punti in vista appunto di uno scontro abbastanza importante contro i Castotel. Ovviamente dall'altro lato ci sono i Big Bang, che non sono della stessa idea. Vediamo un attimo il prossimo turno. Jacopo, secondo te qual è la partita di cartello? Qual è la partita dove potrebbero essere molte più emozioni? L'ha citata anche Luca, per me Better Piedimonte Castotel potrebbe essere appunto, non potrebbe, secondo me è la partita appunto che ci regalerà più emozioni, molto combattute, e soprattutto si affrontano squadre che è meglio non stare qui a fare uno per uno per vedere quale sia il migliore tra le due squadre di giocatori, della qualità. Però speriamo che appunto dal punto di vista dello spettacolo non manchi nulla. Luca, ultima domanda. Dunque, FC Juro Piazza Testaccio, entrambi hanno avuto il turno di riposo. Adesso che partita ti aspetti? Secondo te chi riuscirà ad uscire da questa partita vittoriosa? Non me ne vogliono gli FC Juro, e ovviamente non sono di parte perché qui al mio fianco c'è Jacopo del Testaccio. Però penso che il Testaccio riesca a portare a casa i 3 punti. Oltre, diciamo, aveva già una buona base dopo l'Under 21, dopo aver vinto l'Under 21, poi con acquisti interessanti come quello di Filosa e anche in Bernini, se non vado errato, si è rinforzato ulteriormente. Mi sembra più organizzata rispetto agli Juro, che fanno affidamento un po' troppo forse ad Alessio Manieri. Magari ci sarà anche qualche innesto per la squadra di Buonopane, poi probabilmente Cristian Cuomo potrà dare manforte alla squadra, però penso che il Testaccio riesca a portare i 3 punti a casa alla fine. E come abbiamo detto a microfoni spenti, Luca, ci potrebbe essere anche un innesto del fratello di Cristian Cuomo, Raffaele Cuomo. Sicuramente una squadra di Buonopane, se riuscissero a chiamare Raffaele Cuomo diventerebbe una squadra davvero interessante e potrebbe arrivare fino in fondo senza troppi problemi. Adesso chiudiamo qui la nostra trasmissione. Ringrazio Luca Siano, ringrazio Jacopo Pascale per essere stati qui con noi. Grazie a voi. E noi ci rivedremo venerdì prossimo. Buona serata.